Incontro oggi pomeriggio ad Alessandria con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, tornato in città per lo sviluppo dello scalo merci, annunciato il lancio del bando di gara per la redazione del master plan volto alla creazione di un hub intermodale e alla realizzazione di un polo di interscambio. Non ne so nulla e credo si tratti di un errore di trascrizione. Queste le parole di Federico Fornaro, deputato del PD, indicato come uno dei tanti spiati nell'inchiesta della Procura di Perugia su una serie di dossieraggi che il luogotenente Pasquale Striano avrebbe fatto ai danni di molti politici. L'Alto Piemonte e il Gran Monferrato saranno per 9 mesi la più grande città europea del vino. Il via alla lunga kermesse da Acquio Vada e Casale per l'accoglienza delle delegazioni, la presentazione del programma e i primi eventi sul territorio. Prende il via domani all'Auditorium Pittaluca del Conservatorio Vivaldi di Alessandria il primo di 6 concerti gratuiti nell'ambito della rassegna L'altra musica. Il cartellone di eventi giunto alla 7ª edizione si pone come ponte tra diverse culture musicali nel mondo. Un ben ritrovati con la nostra informazione, come avete sentito quindi incontro questo pomeriggio con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini qui ad Alessandria che è tornato in città per lo sviluppo dello scalo merci. Oggi è stato annunciato il lancio del bando di gara che partirà il 5 marzo 2024 e si chiuderà il 3 giugno di quest'anno per la redazione del master plan volto alla creazione di un hub intermodale e alla realizzazione di un polo di interscambio capace di gestire in forma coordinata ed integrata i flussi delle diverse modalità di trasporto. Ma ci racconta tutto Katy Porcetto. È una giornata importante per lo sviluppo della città di Alessandria che grazie al nuovo terminal dello scalo merci potrebbe vedere la ridisegnazione di gran parte della città. A un anno dalla firma del protocollo d'intesa, nuovamente qui alla scuola di polizia, questo pomeriggio ad Alessandria è tornato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini insieme a molte autorità locali, ai sindaci sia di Alessandria Andrea Bonante che di Genova Bucci, al presidente della regione Piemonte Cirio, all'assessore Gabusi, al vice ministro Rixi, insieme ai vertici di RFI, del sistema portuale Ligure, Trenitalia e Mercitalia, a fare gli onori di casa il commissario Calogero Mauceri. Scopo del pomeriggio presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica del terminal con annesso il bando di gara. Domani uscirà tra l'altro il bando di gara, si aprirà così una gara che vedrà in prima linea persone altamente selezionate. Entro il 2025 ci sarà il termine e è stato detto nel corso del pomeriggio già dalla fine del prossimo anno ci saranno i primi cantieri. Sarà un partenariato pubblico-privato, un progetto dal costo di 250 milioni di euro che si estenderà per circa 1 milione di metri quadri. Dicevamo, rivedrà la ridisegnazione di gran parte della città perché questo progetto non contempla solamente uno scalo merci di grande impatto e interconnessione tra la città di Alessandria, quindi l'area del nord-ovest con l'Europa e soprattutto con il passaggio della vicina Genova. A questo punto e proprio a questo proposito Bucci ha detto: noi abbiamo fame di spazi e quindi ben venga una collaborazione con un hub intermodale qui ad Alessandria. E vi dicevo che oltre al sistema della logistica dello scalo merci si avrà anche un'area molto grande che contempla un grande parco dove le persone potranno organizzare delle manifestazioni, dove si potrà camminare oppure andare in bicicletta. Ci sarà poi ovviamente l'interconnessione con lo scalo merci e l'ingresso, si parla di una nuova bretella lungo l'autostrada A26 e poi si avrà anche la riqualificazione del quartiere Cristo.
Non ne so nulla e credo si tratti di un errore di trascrizione dal momento che nella lista pubblicata dal quotidiano La Verità si risultò essere indicato come un personaggio in area Lega. Queste sono le parole di Federico Fornaro, deputato del PD, che oggi dalle pagine online di un giornale alessandrino era stato indicato come uno dei tanti spiati nell'inchiesta che ha preso le mosse dalla Procura di Perugia su una serie di dossieraggi che il luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano avrebbe fatto i danni di molti politici, imprenditori e personaggi del mondo dello spettacolo. Striano, fino a qualche mese fa in forza la Direzione Nazionale Antimafia, ha accusato di aver effettuato centinaia di accessi abusivi alle banche dati. Gli agricoltori autonomi Alessandri e Asti hanno fatto sentire nuovamente la propria voce durante l'incontro pubblico che si è svolto al Teatro Ambra di Alessandria, organizzato dalla sezione alessandrina del partito Democrazia Sovrana e Popolare. Il tema era agricoltura, energia, cambiamento climatico. A spiegare le ragioni della protesta dei trattori è stato il portavoce Gabriele Ponzano, che ha ribadito come le aziende agricole non riescono più a fare reddito, tutte sono a rischio fallimento. I prezzi di vendita dei nostri prodotti, ha ribadito Ponzano, non coprono i costi di produzione. Si è parlato anche della politica agricola comunitaria che va completamente rivista. I trattori, ha concluso Ponzano, ci sono serviti per darci visibilità. Ora abbiamo deciso di costituirci in modo semplice in associazione, ma se avremo la forza e i numeri ci struttureremo in modo ancora più organizzato. E mobilitazione pacifica questa mattina sempre ad Alessandria da parte degli studenti per manifestare contro i fatti accaduti a Pisa. Lo scorso 23 febbraio vogliamo avere la possibilità di protestare senza violenza, hanno detto durante il corteo. Sentiamo il servizio. Anche gli studenti di Alessandria sono scesi in piazza questa mattina per manifestare per i fatti accaduti a Pisa, dove, lo ricordiamo, lo scorso 23 febbraio c'è stato un violento scontro tra le forze di polizia e un gruppo di ragazzi del liceo artistico Russoli, moltissimi dei quali minorenni che stavano protestando per il cessate fuoco in Palestina. Proprio nella giornata dello scorso sabato altri collettivi studenteschi sia a Pisa che a Firenze, insieme a sindacati, associazioni e altre figure politiche, si sono nuovamente incontrati per una protesta pacifica per quanto accaduto appunto il 23 febbraio. Noi siamo venuti proprio in Piazza del Cavallo, ai giardini pubblici di Alessandria questa mattina, dove si sta attualmente svolgendo la mobilitazione, per ascoltare il parere dei ragazzi in merito a questo episodio. Ci teniamo a dire che ovviamente questa qui non è una manifestazione contro la polizia o contro il governo, ma forse il modo migliore che la polizia il governo avrebbe voluto rispondere, innanzitutto non con le manganellate. Il nostro stesso Presidente della Repubblica lo dice, che il modo migliore per rispondere non è con la violenza a una promozione di pace, perché poi alla fin fine gli studenti stavano protestando per una cosa che è nel loro diritto fare, la pace, la cosa più bella che potrebbe esistere, soprattutto con un governo che, come ben sappiamo, magari finanzia forse troppo una cosa che gli studenti non approvano, cioè la guerra. La risposta migliore che avrei voluto dare era semplicemente un: ragazzi, state indietro, abbiamo l'ordine di rispondere. Abbiamo l'ordine di rispondere, state indietro, cosa che non hanno fatto. Cosa ne pensate di questo episodio che è accaduto a Pisa? Qual è il vostro pensiero? Quello che penso è che sicuramente non è la prima volta, anche in altri casi sono successe delle violazioni di diritti civili insormontabili. Mi sta a cuore questa questione, quindi sono qui per questo, per rappresentare comunque anche gli studenti che per vari motivi non sono potuti venire. Più che dissociarci da tutto ciò che succede durante queste manifestazioni, per cui abusi di potere che sono assolutamente ingiustificati, da parte mia posso dire di avere ancora una speranza, che è un po' l'ultima a morire, ma d'altra parte credo anche che sia necessario un cambiamento piuttosto radicale. È un periodo in cui hanno deciso di manganellare un po' di più, perché ci sono stati 5-6 episodi nel giro di poche settimane, però è da sempre che si sa questo. Mi dispiace che dei ragazzi se ne siano resi conto prendendosi le manganellate, perché ad esempio a quello che è successo a Napoli, a Torino, a Firenze, a Pisa, penso che Pisa sia solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso alla fine. Io credo che non sia una questione puramente politica, credo che sia una questione... Noi non siamo qua per manifestare contro un singolo governo, una singola forza politica, noi siamo qua per manifestare
in rispetto dell'articolo 21 che già citava la collega, e in particolare nella nostra libertà di manifestare, senza nessun tipo di limite, sempre che questa manifestazione sia una manifestazione pacifica e che sia autorizzata. Parliamo adesso di cultura. L'Alto Piemonte e il Gran Monferrato saranno per 9 mesi la più grande città europea del vino. Il via alla lunga kermesse da Acqui Terme, Ovada e Casale Monferrato, con l'accoglienza delle decorazioni, la presentazione del programma e di primi eventi sul territorio. Ce ne parla Fabrizio Mattana. Con la presenza dei delegati di Recevin, la rete europea delle città del vino ha preso il via ufficialmente il viaggio che nei prossimi mesi trasformerà l'Alto Piemonte e il Gran Monferrato in una macro regione del vino. Partenza da Acqui Terme con la presentazione del programma degli eventi, poi tappa ad Ovada, dove la delegazione è stata accolta in sala giunta per poi visitare la città e le postazioni dei produttori dislocati nel centro storico. Pomeriggio Casale Monferrato con visita al castello e concerto della Monferrato Classico Orchestra. Tanti vorrebbero essere al nostro posto in questo 2024. Oggi quindi dobbiamo festeggiare, ma dare un inizio a un grosso percorso di marketing, di promozione e soprattutto di portare delle rese importanti nel mondo della visibilità di queste realtà importanti per noi. Lavoro su quelli che sono i mercati esteri, quindi presenza in tutte le fiere. A gennaio siamo stati a New York, poi alla BIT di Milano, poi ancora a Stoccolma, saremo a Berlino, ma ritorneremo a New York, a Parigi, a Cannes. Quindi voglio dire, ci sono grandi opportunità che in questo anno devono essere assolutamente patrimonializzate. E la prima giornata, non detta da noi, ma detta dalla presidente Melchior di Recevin, la spagnola Rosa Melchior, che ha detto che è rimasta impressionata del grande lavoro che è stato fatto e gli stiamo dando tutte le garanzie che rappresenteremo il meglio Recevin qua in Italia come rete europea. Presidente Arosio, vedo che è molto soddisfatto dopo un grande lavoro compiuto. Per noi è veramente un'emozione, è stata accogliere le delegazioni, essere riconosciuti città europea del vino, e credo che ci siano tutti i presupposti per lavorare bene e cercare di portare ai nostri territori un grande risultato. Abbiamo il rappresentante di Recevin. Luis Encarnação, lui è un sindaco al Portogallo e anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Territori del Vino. E Rosa Melchior è anche un sindaco in Alcazar San Juan e è la presidente della Rete Europea di Città del Vino. Quello che ho visto e che mi ha più colpito è che è tutta una comunità che sta lavorando per questo titolo di Città Europea del Vino. Questo senso di unità è molto importante. Sarà sicuramente un gran momento e sarete dei grandi rappresentanti di queste 600 città che fanno la rete della RSVIN, della Rete Europea delle Città del Vino. Così rappresenterete molto bene questa rete. La giornata valdese è proseguita con l'incontro folcloristico con la Lacheva di Rocca Grimalda, poi con la sfilata per le vie della città con la banda musicale Antonio Rebora e i fratelli d'armi di Castelletto d'Orba che si sono esibiti in Piazza Assunta. Il turismo Ovada è iniziato ad arrivare in maniera importante, la città si è preparata e si sta preparando. Questo deve essere il momento in cui veramente cresciamo e mettiamo le basi per altri anni di crescita. E prende il via domani all'Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi di Alessandria il primo di 6 concerti gratuiti nell'ambito della rassegna L'altra musica. Il cartellone di eventi, giunto alla 7ª edizione, si pone come ponte tra diverse culture musicali del mondo. Intanto per i mercoledì del Conservatorio, il primo appuntamento di marzo dopodomani con la Primavera di Ludwig van Beethoven. Anche questo concerto sarà gratuito dalle 17 all'Auditorium Pittaluga. Della Cap. Musiche etniche d'Italia e del mondo, dalla Valresia al Burkina Faso. Inizia domani ad Alessandria L'altra musica, la più cosmopolita delle rassegne concertistiche del Conservatorio Vivaldi, in cui vengono proposti al pubblico una serie di concerti ed incontri seminariali con formazioni di musica tradizionale di paesi vicini e lontani. Giunta alla 7ª edizione, era stata inizialmente ideata dalla professoressa Silvana Chiesa e da Donato Sansone, esperto di musica antica e docente di bibliografia e biblioteconomia musicale.
era nato come supporto didattico ai corsi di etnomusicologia e antropologia presenti nei piani di studio del Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio. L'altra musica si pone l'obiettivo di far conoscere e comprendere espressioni musicali e culturali che difficilmente trovano accoglienza in teatri e cartelloni musicali classici e propone concerti con formazioni e gruppi di musiche tradizionali italiani e stranieri. Ed è così che si dà vita ad un ponte fra diverse culture musicali del mondo, grazie ad una carrellata di 6 concerti che si terranno tutti nell'Auditorium Pittaluga, aperti gratuitamente al pubblico fino ad esaurimento posti. Ad aprire il cartellone domani alle 17 saranno le sonorità mediterranee e medio orientali dell'ensemble Med Trio di Jamal Kouassini, artista internazionale di origine marocchina, col suo concerto Al Kafila, dedicato alla musica arabo-andalusa. Si proseguirà martedì 12 marzo alle 21 con l'energia esplosiva del concerto serale dell'ensemble artistique de Bolo Makoté del Burkina Faso. Si tratta di una formazione di percussionisti, al centro delle loro esecuzioni c'è il balafon, strumento melodico a percussioni simile allo xilofono caratteristico dell'Africa occidentale subsahariana, molto amata nel proprio paese. Il gruppo prende il nome dal quartiere artistico di Bobo Dioulasso, la seconda città per importanza del Burkina Faso. Martedì 19 marzo alle 17 si torna in Italia con i Suoni di Sicilia, musiche su strumenti tradizionali eseguite da Fabio Tricomi, polistrumentista, etnomusicologo e ricercatore catanese. Mentre il prossimo 9 aprile, sempre alle 17, sarà la volta del Piemonte con la Banda Solia, musiche e canti del canavese. Si ridiscende ancora in Calabria martedì 23 aprile alle 17 con il gruppo Misuraca, che proporrà un concerto dedicato ai canti di Calabria, per concludere infine venerdì 10 maggio, sempre alle 17, con i musicisti e danzerini del gruppo folcloristico Varresia, che faranno conoscere le sonorità ed espressioni coreutiche dell'omonima valle in provincia di Udine. Tutti gli eventi concertistici saranno seguiti il giorno successivo da un incontro seminariale di approfondimento sulle culture musicali e su alcuni loro strumenti caratteristici, di cui saranno relatori i gruppi ospiti. Grande partecipazione al primo corso organizzato dalla provincia di Alessandria con il patrocinio della regione Piemonte per diventare giudici nel campo dei tartufi. Cristiana Zanetto. Vi piace il tartufo? Avete mai pensato che si può anche diventare giudici di analisi sensoriali di questo prezioso tubero? L'occasione la offre la provincia di Alessandria, che con il supporto della regione Piemonte ha organizzato un corso per diventare appunto giudici della bontà e della tracciabilità dei tartufi, prodotto principe delle Langhe, certo, ma anche dell'Alto Monferrato. Abbiamo veramente un prodotto ottimo, che poi altro non è che il tartufo bianco d'Alba, ma di un'area specifica territoriale che noi stiamo cercando di promuovere, che è i comuni dell'Alto Monferrato come associazione, che oggi comprende 23 comuni, parte dell'Astigiano e parte dell'Alessandrino. Tutto questo in virtù di un progetto che ha a cappello la valorizzazione del territorio, non solo del tartufo che la fa da padrone, ma con tutte le eccellenze del territorio, che possono essere dal vino ai salumi, alle bellezze paesaggistiche, alle stesse terme del nostro territorio. Il percorso formativo è completato dalle nozioni di metodologia, mentre attitudini al compito, capacità e conoscenze acquisite sono verificate attraverso le numerose prove pratiche e l'esame finale. L'obiettivo è anche quello di informare i consumatori attraverso i giudici sui loro diritti di acquisto durante il periodo delle fiere e di raccogliere suggerimenti e segnalazioni sulla maturazione e il tempo di conservazione del prodotto acquistato, ma anche eventuali esigenze o problemi. Questo corso formerà delle persone e potrebbe diventare addirittura un lavoro per i più bravi, perché chi ha un ristorante oppure, non so, immagino quando fanno la fiera del tartufo d'Alba, quelli di New York che vogliono acquistare un tartufo, questi giudici che noi andremo a formare avranno tutte le caratteristiche per poter certificare che il tartufo è un tartufo di valore. Bene, vi lascio allo sport con Fabrizio Mattana, che oggi darà spazio sia al calcio con l'Alessandria Calcio che al basket con la Bertram d'Ertona. A seguire, state ancora con noi perché ci saranno le previsioni meteorologiche a cura di trebimeteo.com. Grazie di averci seguito, vi auguro una buona serata. Arrivederci.